Il rinvenimento nell'area adriatica di alcuni corredi principeschi in cui apparato bellico e simbologia del potere civile e religioso sono ugualmente rappresentati, testimoniano come gli aristocratici si occupassero anche degli aspetti religiosi. Questa religiosità, probabilmente basata sul culto solare e forse legata ai miti di rinascita, trapela attraverso il rito funebre. L'aristocratico defunto veniva preparato ed esposto, prima di essere trasportato in processione fino alla pira, allestita nella necropoli. Il defunto era accompagnato dagli oggetti simbolo del suo ruolo sociale, simboli del potere civile e militare, se un aristocratico guerriero, gioielli, strumenti delle attività domestiche e simboli di rango, nel caso di una nobile defunta. Il rito era basato prevalentemente sull'incinerazione. Gli individui più importanti venivano cremati con un corredo molto ricco: armi, carri smontati, bardature equine, vasi di bronzo e ceramica, offerte di cibo, tessuti, ornamenti personali e strumenti e altri oggetti di pregio. La pira, poi, bruciava per diverse ore per la completa combustione del corpo e la purificazione del cadavere. Durante il rogo in onore del defunto avvenivano libagioni e banchetti, sacrifici di animali, balli, canti, giochi funebri, rappresentazioni legate ai riti di passaggio, quali duelli rituali o danze armate. Uno di questi riti è forse rappresentato su una stele tombale rinvenuta pochi anni fa in una necropoli degli inizi del VII secolo a.C. a Marano di Castenaso, nel Bolognese. Accompagnati da simboli solari e animali connessi alla sfera religiosa, due guerrieri duellano brandendo in alto le spade mentre spiccano un agile salto o un passo di danza. Il rito si spostava poi nell'area riservata alla famiglia o al gruppo gentilizio all'interno della necropoli. Dopo il raffreddamento della pira, i resti del defunto venivano raccolti assieme alla terra di rogo. I resti ossi, dopo un lavaggio, venivano avvolti in un telo ed inseriti all'interno dell'urna cineraria. All'interno di quest'urna, tradizionalmente costituita da un vaso biconico coperto da una scodella, venivano riposti anche alcuni oggetti del corredo. Quindi si deponeva il cinerario, avvolto in un drappo di tessuto fissato con fibule o spilloni, a personificazione del defunto stesso. In una fossa, appositamente scavata, venivano gettati i resti della pira, ormai consumata dal fuoco. Infine, venivano deposti gli oggetti di corredo, alcuni provenienti dai resti del rogo, altri appositamente preparati. La fossa veniva infine chiusa con lastre di pietra o assi e ricoperta dalla terra di scavo a creare un piccolo tumulo. Un segnacolo in pietra indicava la presenza della tomba.